Pietro, in questo mese di agosto è entrato in vigore il codice del terzo settore. Ci puoi fare un dettaglio e raccontare un po' di preciso che cosa, concretamente è entrato in vigore? Sono entrati in vigore due decreti, che tutti e due i due decreti del 3 luglio, che dopo un mese sono diventati operativi. Uno è la revisione della disciplina in materia dell'impresa sociale, che è stata definita il 6 giugno del 2016 con il numero 106 ed è stata modificata. E poi, sempre il 3 di agosto, è andato a regime, è stato pubblicato il nuovo codice del terzo settore, che in realtà anche questo va a sostituire il 6 giugno 2016, quindi mettendo ordine un po' su tutto il terzo settore. Sono due decreti importanti che sia direttamente che indirettamente riguardano anche chiaramente la cooperazione sociale. Perché? Per andare con ordine, le cooperative sociali chiaramente entrano come soggetti del terzo settore, alla pari delle associazioni di volontariato, riconosciute e non riconosciute, le associazioni di promozione sociale e le fondazioni e le imprese sociali. Tenendo anche presente che però le cooperative sociali entrano di diritto anche come imprese sociali, perché l'impresa sociale in realtà non è un nuovo ente che si affianca ai soggetti già esistenti, ma è uno status, una qualifica che può essere assunta da soggetti già presenti nell'ordinamento. Fra l'altro le cooperative sociali. Chiaro che questi soggetti, per rimanere sul tema dell'impresa sociale, che forse è più importante, anche perché apre delle prospettive importanti per le cooperative sociali, mentre secondo me il codice del terzo settore mette più ordine complessivamente a riconoscere e dare un ruolo ai soggetti del terzo settore. Chi sono le imprese sociali previste da questi decreti? Possono essere imprese sociali, per stare su questo tema, tutti gli enti privati, incluse le società, quindi anche le cooperative, che devono esercitare un'attività di impresa di interesse generale, quindi per la collettività, devono essere privi dello scopo di lucro, che prevedono il coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti nella governance dell'impresa e che si adeguano a tutti i restanti profili previsti da questo decreto, che quindi vuol dire che dichiarano di riferirsi a questo decreto per le norme. Poi cosa succede? Che appunto perché è uno status essere impresa sociale per le cooperative sociali, mentre se un'impresa nasce e vuole essere un'impresa sociale, deve prendere il decreto e attenersi a questo, con questa gerarchia normativa, perché come sappiamo in Italia c'è una gerarchia anche normativa, che fa decreto legislativo sull'impresa. Il codice del terzo settore, se ci sono delle lacune nel decreto legislativo dell'impresa, e in più e per finire il codice civile. Mentre siccome le cooperative sociali sono già costituite, hanno una loro normativa nazionale, per le cooperative sociali invece non è applicabile questa gerarchia, che vuol dire la cooperazione sociale ha la sua legge, poi può e vedremo dopo su cosa cambia per le cooperative sociali, prendere, voglio dire, degli aspetti del nuovo codice dell'impresa sociale, può prendere, se non ci sono degli aspetti del codice del terzo settore, e poi andare su il codice civile. Quali sono, le novità più importanti che riguardano la cooperativa sociale? Viene creato questo registro di iscrizione per le imprese sociali che comunque, guardando poi il decreto del terzo settore, questa iscrizione vale anche per essere iscritti nell'elenco degli organismi del terzo settore, che forse è una delle più grandi novità che il nuovo codice del terzo settore inserisce, di questo nuovo elenco nazionale, che non vuole essere solo un elenco, ma vuole essere un'iscrizione di valore per differenziare anche veramente la qualità dell'organizzazione del terzo settore. I requisiti per gli amministratori, che non sono previsti dal Trotto 1, sono previsti dal codice dell'impresa. Il divieto della presidenza dell'impresa da parte dei rappresentanti che siano di società unico personale, perché l'impresa sociale non può avere solo un unico socio, lo dice proprio il decreto,
l'obbligo di redare il bilancio sociale, che poi vedremo, possiamo nell'approfondimento descrivere bene cosa anche deve contenere, gli adempimenti nella cessione di azienda, il criterio della distanza retributiva fra i lavoratori dipendenti, che non può essere maggiore di 1 a 8, quindi viene inserito per la prima volta, le agevolazioni agli investimenti nel capitale e nella raccolta fondi. La cosa più interessante per le cooperative sociali, cosa per cui anche a livello nazionale si è lavorato tanto, è soprattutto per le cooperative di tipo A, mentre le cooperative di tipo B, come anche la nostra, possono spaziare in diversi ambiti di attività, tenendo fede all'inserimento lavorativo, le cooperative di tipo A vedono allargato e ridefinito meglio il loro campo di azione. Questa cosa qui dobbiamo considerarla come aggiunta di quello che già possono fare. Questo è importante perché vuol dire aprire anche nuove opportunità e fare chiarezza soprattutto per quelle cooperative sociali tipo A che facevano alcune di queste attività non sapendo se erano legittimate a farlo. Si tratta di un percorso normativo che non si conclude con questi decreti, ma sono necessari maggiori dettagli. Quali dubbi sono rimasti e che cosa manca ancora? Manca da costruire un po' di strada. Teniamo presente che c'è un anno davanti a noi in cui si dovrebbe andare un po' a dirimere tutte le parti più complesse e in cui si dovrebbe capire come uno diventa impresa sociale, come funziona il nuovo codice del terzo settore. Quindi diciamo siamo all'inizio forse dell'ultimo miglio, nel senso che oggi abbiamo la norma, le norme, perché come si diceva prima sono più di una. Vanno studiate, vanno metabolizzate e vanno poi applicate nella realtà, che è una realtà comunque importante per questo paese. Ci sono dei dubbi in questo momento, si attendono indicazioni sulla norma sulla denominazione sociale, che vuol dire se le cooperative sociali devono cambiare le proprie denominazioni inserendo anche il termine impresa sociale, o se essendo imprese sociali di diritto non serva, il regime fiscale sugli utili e sugli avanzi e il termine di un anno per modificare e semplificare lo statuto, perché non si sa neanche se bisogna che le cooperative sociali adeguino gli statuti recependo anche parte di questa norma, soprattutto delle cose che ho sottolineato. Fra l'altro sugli sgravi fiscali si deve aspettare anche lì un parere addirittura dalla Comunità Europea che quello che è previsto per le imprese sociali, tornando al tema imprese sociali, come sgravi fiscali o come agevolazioni fiscali più che sgravi, sia comunque approvato dalla Comunità Europea. Quindi per farvi capire che non è che adesso sono usciti due decreti, li prendiamo in mano e da domani il mondo va in quella direzione, sono usciti oggi, in questi giorni, il 4 agosto, vanno esaminati e vanno un po' metabolizzati, come dicevo prima, e realizzato un percorso. Ecco, quanto era necessaria una maggiore chiarezza a livello nazionale dal punto di vista della trasparenza, soprattutto considerato questo particolare contesto storico-culturale che stanno vivendo le cooperative? Secondo me riconosce il ruolo del terzo settore e questo non è banale perché molto spesso è stato menzionato, ma non si capiva bene come collocarlo e che ruolo dovesse averlo. E invece penso che il nuovo codice lo determina bene. Come dicevamo prima, viene prodotto anche questa anagrafica, un elenco nazionale che però, da come è scritto, e poi bisogna capire se poi verrà praticato, dovrebbe. Questo elenco è solo un elenco di valore, quindi di dimostrare la qualità, perché comunque chi si iscrive all'elenco è un po' come sta facendo sull'Emilia Romagna con la nuova legge della cooperazione sociale che comunque obbliga alla fine alle cooperative sociali iscritte a presentare ogni anno, oltre che delle schede elettroniche su dei dati importanti della cooperativa sociale, ma anche il proprio bilancio sociale, e quindi c'è un tema di anche ricaduta sociale del proprio lavoro, che sappiamo cos'è un bilancio sociale, poi è chiaro che fare
fra i decreti che devono uscire, dovranno ancora uscire i decreti che daranno delle linee guida, che andranno a esplicitare meglio come, però già leggendo un po' le norme si intravede già alcuni caratteri distintivi che vanno a qualificare anche bene l'intervento della realtà dell'impresa sociale, perché è chiaro che ha l'obbligo del bilancio sociale di cosa va scritto. Quindi questo elenco nazionale diventa un elenco di valore, come dicevo prima, che vuole dimostrare la qualità del terzo settore, non è abbassare il tiro. Forse serve in una stagione come questa anche per far chiarezza. Riordina bene, molto da quello che ho iniziato a leggere, anche tutto il tema associazionismo di volontariato. Fra l'altro, danno un'opportunità, chiaramente con anche dei criteri economici, perché le associazioni possono diventare conosciute e quindi assumere associazioni di volontariato, soprattutto a personalità giuridica, e questo penso sia un passaggio importante. E anche quindi riordina bene l'associazionismo di volontariato, le associazioni riconosciute e non riconosciute, le associazioni di promozione sociale. C'è tutta una parte importante che va a riassettare i centri di aiuto al volontariato, che diventeranno dei centri di rappresentanza non solo del volontariato, ma forse nel disegno legislativo del terzo settore. Poi questo quanto funzionerà sui territori sarà da vedere. Quindi, secondo me, un lavoro è stato fatto. Beh, si tratta di una trasparenza voluta fino in fondo e pianificata con il contributo di tanti soggetti. Ma chi sono questi soggetti interessati? So per anche esperienza personale che è stato molto concertato con molti organismi, quindi questo lavoro nasce da uno studio e un approfondimento a livello nazionale con molti organismi che si occupano appunto del terzo settore, tra cui Confcooperative, Lega delle Cooperative per quanto riguarda le cooperazioni, ma anche gli organismi grossi, il terzo settore stesso, che comunque, come sappiamo, c'è il Forum Nazionale del Terzo Settore, quindi un impegno di molti. Penso che il risultato, poi è chiaro, oggi siamo all'inizio, la legge è uscita, mancano molti decreti attuativi. Certo che è importante il codice del settore, secondo me molto, ma anche l'impresa sociale, visto che si era già affacciata in Italia, ma onestamente non era mai partita, a parte qualche piccola esperienza, forse oggi dà degli spunti perché abbiamo parlato qui solo oggi cosa cambia per le cooperative sociali che entrano di diritto come impresa sociale, ma qualsiasi cooperativa può diventare cooperativa impresa sociale da una parte, ma anche un'associazione, anche un'altra forma societaria. Certo che ci deve essere una forma societaria alla base, quindi un SRL, un SPA, un'associazione, però è chiaro che può essere interessante, perché poi ho menzionato solo i settori che vengono aggiunti alla cooperazione sociale, perché già ne fa tanti, però è chiaro che poi ci sono altri settori che la cooperazione sociale fa e quindi non sono stati menzionati nella parte normativa come aggiunta alla cooperazione sociale, ma invece che l'impresa sociale fa. Apre uno spettro di attività per il benessere della comunità molto ampio, per essere chiaro dall'agricoltura sociale all'housing sociale, quindi a aspetti che fino ad oggi forse erano trattati più su iniziativa di o cooperative sociali o altre cooperative, ma senza essere normate. Ecco, oggi la norma allarga molto anche, diciamo, le attività di interesse generale.